un verso della sua parola in Giosuè 24:15. Giosuè 24:15, il titolo di questo messaggio è Le scelte di Dio oppure Scelto da Dio. Dite assieme a me, Scelto da Dio. Ovviamente vediamo solo alcuni punti. Allora leggiamo questo punto che dice Giosuè 24:15. E se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete oggi a chi volete servire, o agli dèi, cioè agli idoli dei vostri padri che hanno servito di là del fiume, o agli dèi degli amorei nel paese di quale abitate. Quanto a me, dice Giosuè, quanto a me e alla mia casa serviremo il Signore. Sedetevi pure. Scelti da Dio. Dio non sbaglia mai. Mi viene in mente, prima che vi cito altri punti, quando Davide doveva andare a combattere contro il gigante Goliath. Voi sapete, questo incirconciso che offendeva le schiere del popolo di Israele, e ovviamente tutti avevano paura, ma lui coraggiosamente si fa avanti davanti al re Saul e dice: vado io a combattere contro questo incirconciso. E voi sapete che l'armatura di Saul l'ha rifiutata, ma andò nel fiume. Vi ricordate? Lui ovviamente sapeva tirare le pietre, aveva una fionda, e le fionde li mettevano le pietre, tirava e portava. Ma non era la sua abilità, perché colpire in un punto rotondo della fronte del gigante non è facile, anche per un tiratore. Davide fece un'operazione molto importante a riguardo a queste scelte da Dio. Davide, figura di Gesù Cristo, lui scende nel fiume e sceglie 5 pietre. Non prende le pietre a casaccio, ma sceglie le pietre che hanno rotolato nel fiume. Si erano smussati tutti quegli angoli ed erano lisce. Lui li sceglie. E lui sceglie i suoi figli perché siano pietre di vittoria. Perché noi siamo nati per vincere, non per perdere. Ma prima, se la tua vita non viene lavorata nel fiume dello Spirito, nel fiume della parola, questa preparazione, non ci sarà vittoria. E quando il Signore dice: io ti userò per la mia gloria, io ti userò per predicare, ti userò per servirmi, ti userò nel ministero, e perché tu sei stato umile come Giovanni Battista e come tutti gli altri servi di Dio che si fanno rotolare nel fiume della potenza di Dio. Allora Davide, quando è andato davanti al gigante, gli ha detto: tu vieni a me con la spada, con la tua corazza, ma io vengo a te nel nome del Dio degli eserciti di Israele, e tirò quella pietra con la fede, e quella pietra si conficcò nel buco lì dove aveva l'unico punto scoperto, e il gigante cade a terra. Demoni sono figure di questi giganti che mettono paura nel tuo cuore, sembrano paura, ma alzati in piedi, figlio di Dio, perché quello che è dentro di noi non è uno spirito di paura, ma è uno spirito di forza, è più grande di Satana, che vuole seminare spavento nella tua vita affinché tu torni indietro, vai avanti guardando a Cristo e tira la pietra di vittoria, perché Gesù è la pietra angolare. E quando userai il nome di Gesù con autorità, Satana trema e dovrà uscire dalla tua vita, dalla tua famiglia, che è intaccata da spiriti di paura. Gloria a Dio, alleluia.
quanto a me e alla mia casa, abbiamo deciso di seguire il Signore. Noi dobbiamo fare una scelta davanti a Dio, come Gesù ha fatto delle scelte per mandare a predicare i suoi discepoli, per mandarli in missione. Ha preso uomini, ma li ha preparati prima di mandarli come pietre di vittoria ad annunciare la parola di Dio. Quando Dio ha chiamato Abramo in Genesi 18, 17 fino a 19, Genesi 18, 17, 19, Dio disse, l'Eterno disse queste parole ad Abramo: celerò io, nasconderò io ad Abramo quello che sto per fare, già che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra, poiché io ho scelto Abramo. Gli uomini sbagliano a volte a scegliere, ma Gesù non sbaglia mai. Infatti, se voi leggete in Giovanni 15, 16, Giovanni 15, 16, Gesù sceglie i discepoli e gli dice queste parole: non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e v'ho costituito perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto sia permanente, affinché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome io lo farò. Non siete voi, ma sono io che vi ho scelto, perché voi potete essere piante piene di frutti. Amen, gloria a Dio. Voi sapete bene quello che Gesù ha detto a quella pianta di fichi, che non, quando è andato e ha spostato le foglie non ha trovato neanche un frutto. Gli ha detto: nessuno mangi frutto più da te. E sempre in questo capitolo 15 di Giovanni Gesù dice: io sono la vera vite, voi, noi siamo i tralci. Ogni tralcio che non porta frutto egli lo taglia, ma ogni tralcio che porta frutto egli lo rimonda affinché ne dia di più. Amen, gloria a Dio. Chiediti, fratelli e sorelle, hai portato del frutto al Signore? Rispondi a lui, non a me, a lui. E oggi il Signore ti chiama, forse ti richiama ancora a questo servizio. Dio non vuole una chiesa pigra e vagabonda, una chiesa che marcisce seduta. È tempo che ti alzi in piedi e digli: Signore, eccomi, sono qui, parla, e il tuo servitore ascolta. Cosa c'è da fare? Dio non vuole delle statue ferme, morte, mute. Dio vuole un popolo in movimento, in marcia, perché Gesù, come abbiamo sentito, sta per tornare, e lui vuole una chiesa sveglia nello spirito, una chiesa sensibile che percepisce tutto ciò che sta succedendo. Sono i segni dei tempi. Leggetevi bene il capitolo 24 di Matteo. Questi sono i segni dei tempi che i figlioli di Dio non devono sottovalutare. Sono segni che ci dicono che la primavera sta per venire, che Gesù sta per venire, e si stanno adempiendo. Una buona parte si sono già adempiute e un'altra parte si adempiranno. Dunque il Signore non è che ha scelto quei 12 e basta, ha scelto 12 discepoli come prima fase che lui li ha ammaestrati. Poi ne ha scelto 70 e li ha ammaestrati e li ha mandati a predicare. Ma quando Gesù è stato rapito in cielo ed è risuscitato, sapete a quanti discepoli si è presentato? Quanti secondo voi? A più di 500. Vedete che non aumentate. Leggetevi bene la parola. Vedete che non sono rimasti 12 e neanche 70, ma più di 500. Gesù si è presentato da risuscitato a dire: oh figli miei, i bugiardi e mentirosi dei scribi e farisei stanno dicendo che mi hanno rapito, mi hanno rubato, ma sono qui, guardate le mie mani.
lui cammina sulle difficoltà sul mare e dice: non sono un fantasma, sono proprio io. E lui è qui. Quando senti emozione nel tuo cuore, quando senti lo spirito che si muove, non frenarlo, non soffocarlo, non soffocare il fuoco di Dio, la presenza di Dio. Lascia, togli la coperta dell'orgoglio, della superbia davanti al Signore e digli: eccomi Signore, sono qui davanti alla tua presenza, sono pronto. Se tu mi hai chiamato, ci sono scienziati, avvocati, dottori, persone importanti secondo il mondo, ma il Signore non ha scelto le cose grandi, ha scelto le cose piccole per vergognare le grandi. E se Dio ti ha scelto in mezzo a tanti qui a Milano, è perché tu fossi uno strumento, fossi quella pietra che Davide ha preso e ha tirato contro il gigante, pietre che sono lavorate, devono essere pulite, lisce, cioè dallo Spirito Santo. Ci sono a volte delle cose che devono essere tolte. Io li chiamo i selvaggi. Sapete, quando un albero cresce, c'ha i frutti, ci sono i selvaggi che spuntano, quelli non ci vogliono. E cosa fanno i contadini? Strappano via questi selvaggi, se non fanno perdere la forza alla pianta, tirano la linfa alla pianta, e allora si tagliano quei selvaggi perché la pianta possa essere sempre forte e piena di frutti. E tante volte spuntano queste cose carnali che devono essere pulite nel nome del Signore. E Gesù è quel vignaiolo che pulisce la sua chiesa, che pulisce la nostra vita da ogni cosa negativa che a volte blocca la crescita spirituale. Io voglio che voi portate frutto, e non un po', in abbondanza, in abbondanza. E il frutto è l'amore, è la testimonianza che tu devi dare col tuo esempio, e l'umiltà che devi dare a questo mondo dove è insipido, senza sapore. E il Signore dice che dobbiamo scioglierci come il sale si scioglie nell'acqua e poi diventa saporita la minestra. Lo dico così, con parole mie. Noi dobbiamo essere quel sale. Ancora qualche cosa sulla scelta. Il popolo di Israele è stato scelto da Dio. Deuteronomio 7,6 dice queste parole, ve li leggo. Deuteronomio 7,6: poiché tu sei un popolo, e lo dice ancora noi, perché noi siamo l'Israele spirituale, poiché tu sei un popolo consacrato, appartato, io direi, all'Eterno il tuo Dio. L'Eterno il tuo Dio ti ha scelto, fratello e sorella, ti ha scelto per essere un tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Però, come dicevo prima, un popolo è stato preparato nel deserto, come Mosè. Se voi leggete poi in Esodo 3,10, c'è anche Mosè che viene chiamato e preparato prima di andare da Faraone e liberare Israele dalla schiavitù dell'Egitto. E gli dice queste parole il Signore in Esodo 3,10. Voi vi ricordate? Voglio leggere questo passaggio. Or dunque vieni, disse Dio a Mosè, io ti manderò, vieni qui. È bello questo dialogo, questo contatto di comunione. Vieni, io ti manderò da Faraone perché tu sia, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figliuoli di Israele dall'Egitto, perché tu li faccia uscire. Allora Mosè aveva avuto una preparazione egiziana, una cultura egiziana, perché aveva fatto tutte le scuole di Egitto,
Ma Mosè era un violento, per chi non lo sa, prima era un violento, prima di avere, se voi leggete sempre nel capitolo 2, dove Dio lo, cioè lui sale sulla montagna e il Signore gli parla mentre lui vuole vedere questo pruno dalla curiosità che brucia e non si consuma, e lui sale sulla montagna e Dio gli dice: Mosè, togliti le scarpe perché questo luogo è un luogo santo. E lì comincia il dialogo, è lì che poi lui risale altre volte e Dio prepara. C'è Mosè, per chi non lo sa, quando ha visto un egiziano e un ebreo litigare, ha preso l'egiziano, l'ha preso dal collo, lo ha ammazzato, lo ha ucciso e poi ha scavato nella sabbia e l'ha messo sotto terra, così nessuno mi vede. Ma le telecamere di Dio non si rompono mai. Lui vede tutto ciò che facciamo qui, fuori di qui, a casa tua, sul lavoro. Dio guarda. E il Signore avrà pensato: Mosè, non mi piaci proprio. Non è con la forza, non è con la spada, non è con la violenza che si conquista un popolo, ma tu andrai nel mio nome, con la mia potenza, con la mia unzione, tu dovrai stare davanti a me, io ti devo istruire, devo cacciare via. Certamente voglio precisare una cosa, che non era certamente solo il dialogo con Dio. Mosè aveva un padre spirituale ed era suo suocero, il sacerdote Jetro, e questo suo suocero, che era un sacerdote di Dio, lo ha istruito alle cose di Dio, e più aveva questo incontro. Ma quando Mosè è andato da Faraone, gli parlava con l'autorità nel nome del Dio degli eserciti, e dopo 10 piaghe Faraone si è piegato. Perché Dio, cosa gli ha detto? Io ti ho scelto, tu andrai a liberare l'Egitto, cioè dall'Egitto i miei figli, che io li vedo soffrire, agonizzare, e Dio vede quante sofferenze, quanti pianti tu stai facendo davanti al Signore, ma le tue preghiere saranno esaudite, saranno liberati i tuoi familiari, saranno liberati nel nome del Signore, Satana non li toccherà. Perché Dio ha messo il suo dito sulla tua vita e per amore tuo benedirà la tua famiglia. Lui lo farà. Io mi emoziono quando predico, non pensate che io sono qui come una statuina a parlare, mi sento scosso dentro quando mi predico la parola. Non importa da quanti anni predico, ma mi emoziona. Stanotte pensavo delle cose spirituali mentre dormivo e piangevo. Voi dite: ma non sono pianti facili? Io non ho i pianti facili, ma piango quando lo spirito mi tocca, è diverso. Quando la parola mi entra dentro, allora so che la mia vita viene usata per benedire gli altri. Ma se non penetra prima dentro di me, non benedico neanche gli altri. Vuol dire che la parola di Dio deve essere prima masticata, ruminata. Come Dio ha detto a Ezechiele: mangia il rotolo, mangialo, ti sembrerà amaro, ma dopo sarà dolce più del miele. Mangialo, assimila, come Dio ha detto a Giosuè. Questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, capitolo 1. Meditalo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica ciò che è scritto, perché allora prospererai, allora riuscirai, allora in tutte le tue imprese. Il successo e la vittoria stanno nell'essere ubbidiente, piegarsi davanti al Signore e ubbidire quando Lui ti chiama. A qualsiasi ora alzati, via la pigrizia. Signore, cosa devo fare?
e il Signore ti indicherà, Lui ti darà le armi, l'autorità per andare nel suo nome. E non devi tremare, tu devi tremare, Satana, quando userai il nome di Gesù con l'autorità e la fede. Satana, i demoni scappano, perché c'è potenza nel nome di Gesù, c'è potenza nel nome di Gesù. L'apostolo Paolo a capitolo 9 degli Atti degli Apostoli verso 11, anche lui era violento. Vi leggo questo passaggio di Atti 9:15. Ma il Signore disse: va, perché egli è uno strumento che ho eletto, che ho scelto per portare il mio nome davanti ai gentili, davanti ai re, ai figli di Israele. Lui, quando Stefano veniva lapidato, teneva le vesti ai sommi sacerdoti e lui approvava, era complice. Lui stava crescendo in una scuola di violenza, non dell'amore, ma una scuola di odio per i cristiani. E quando il Signore si stanca, frena questi atti di odio e di violenza e lo fece cadere dalla cavalcatura con la faccia a terra, cieco. In un attimo Saulo lo falso che aveva tutte le autorizzazioni per prendere i cristiani e metterli in prigione, tutti parlavano come questo allievo pieno di zelo per fare il male, non il bene. Da un certo punto era diventato uno straccetto per terra, e lui, quando si vede senza vista, con la faccia nella polvere, e sente una voce: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Chi sei tu? Ha detto al Signore: io sono Gesù che tu perseguiti. Basta questa violenza, basta quest'odio, basta quest'odio nei confronti dei miei discepoli, dei miei figli. E come dire: mi sono stancato di questo odio, io ti metto giù a terra e ti faccio vedere che io sono più forte di te. Gloria a tuo nome. Come ha fatto con Faraone, ha fatto con Saulo. E poi i cristiani talmente erano spaventati che nessuno si voleva avvicinare all'apostolo Paolo, perché avevano paura. Dice: questo qui ancora chissà, c'ha quell'odio, ci prende, ci mette in prigione. Ecco perché il Signore mette tranquillità nei discepoli e dice: io l'ho scelto io, adesso l'ho preparato, l'ho cambiato da quel caratteraccio violento, da quei selvaggi carnali di odio. Non è più come prima, adesso servirà per predicare l'Evangelo ai re, ai popoli, dovunque. Adesso sarà uno strumento nelle mie mani, perché io l'ho chiamato, io l'ho trasformato, io l'ho cambiato, io l'ho liberato. Sarà un altro adesso, perché così è successo con noi. E se qualcuno ancora non si sente cambiato, allora vuol dire che devi stare ai piedi del Signore, devi chiedere al Signore: cambiami e poi preparami al tuo ministero. Qui non predichiamo predicuzze, qui predichiamo la parola della vita, la parola che è potenza di Dio. Qui non usiamo il coltellino, usiamo la spada a doppio taglio. E quando predichiamo la spada dello Spirito, che è una doppia spada, una doppio taglio, che penetra dove nessuno può penetrare, fino al midollo delle ossa. Due punti, ho finito ancora su questa parola. Di che cosa stiamo parlando? Scelte di Dio. È giusto quello che stiamo dicendo? È biblico? Mi fanno ridere certi pastori di certe scuole inventate, scuole che non sono quelle che insegnano la parola di Dio, che dicono: noi abbiamo preparato dei leader, abbiamo preparato. Poi quando li sento mi fanno cadere le braccia, perché non hanno istruzione biblica. Sanno mettere un po' di Bibbia e poi fanno un minestrone. E no, chi è chiamato da Dio predica questa parola, non predica le sue fantasie e le sue cose.
religione, non predica la teologia, la filosofia, predica Cristo, potenza di Dio. Quelli che non predicano potenza di Dio e parola di Dio, scartatevi, sia anatema, dice il Signore. E ce ne sono tanti falsi cristi e falsi profeti, falsi pastori, false chiese, ce ne sono tanti. Amen. Gesù ha detto: li sedurranno molti, state attenti, occhi aperti. Non dobbiamo essere dei credoloni che credono a tutte le fantasie, ma quando uno predica la parola ti fa tremare il cuore, perché c'è l'unzione di Dio. Quando Gesù ha letto quel punto di Luca 4, parallelo a Isaia 61, lo Spirito del Signore si è alzato in piedi, gli fu dato il rotolo del profeta Isaia 61, lo Spirito del Signore è sopra me, egli mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire liberazione ai prigionieri, ai ciechi recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi, al mio fregato in quella sinagoga di Nazareth, perché non era solo una parola morta, retta, era la missione di Gesù ed è ancora valida. Lui è venuto a mettere in libertà, a predicare l'anno accettevole, a rompere le catene del nemico, a distruggere le opere di Satana. Gesù è venuto a mettere di libero, libero, non oppressato. Se ti senti esaurito, stressato, Gesù ti rialza e ti dice: venite a me. Voi tutti che siete travagliati ed aggravati, io vi do pace, vi do riposo. Dove la trovi la pace? In Cristo, nella sua parola, ai piedi della croce. Tu trovi il sollievo che hai bisogno, la guarigione dell'anima, dello spirito e del corpo sta ai piedi della croce. Quando ti inginocchi davanti al Signore, stamattina dicevo in questa chiesa, nelle isole Maurizio, io ringrazio il pastore, mi ha invitato per andare a predicare, che quando noi cantiamo al Signore, quando noi adoriamo Dio, nello spirito, in verità, gli angeli che non hanno conosciuto peccato dicono: Signore, ci permette un attimino che andiamo a unirci assieme alla Chiesa Aurora quando adorano, quando innalzano la parola. Noi vogliamo vedere bene che cosa stanno facendo, perché loro sono curiosi, lo sapete? E ricordatevi che gli angeli, quando sentono le adorazioni dei figli di Dio, dicono: Signore, ti piace questa adorazione? Vedi che non innalzano gli uomini, non sono adorazioni che non hanno significato, sono adorazioni che sono prese dalla tua parola e noi le abbiamo ascoltate bene, abbiamo cantato assieme a loro. Voi pensate che sono un immaginario, ma la parola di Dio ci fa immaginare cose nello spirito vero. Vado a finire. In Giovanni 1, 11 e 12 dice questo punto, primo Giovanni 1, 11 e 12. È venuto in casa sua, si parla di Israele e si parla di quelli che ancora resistono alla potenza di Dio. È guai a resistere. Farai la fine di Faraone, farai la fine dell'apostolo Paolo. Dice che Gesù è venuto in casa sua e i suoi, cioè Israele, non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, e a quelli cioè che credono nel suo nome. Noi non stiamo seguendo una denominazione, una religione, un'organizzazione, stiamo seguendo Gesù che è la via, la verità e la vita, è il Salvatore, è il Liberatore, è quello che ci ha detto: io sono il buon pastore e le mie pecore ascoltano la mia voce e mi seguono. Non stiamo seguendo uomini, certo, Dio mette degli uomini,
come guida, ma alla fine uomini che indicano Cristo, perché Giovanni Battista non era un uomo, e cosa diceva? Lui preparava la via a Cristo, addirizzate la via nel deserto, ravvedetevi! E questo è lo stesso messaggio, sempre, vale, a tutti i tempi, fratelli e sorelle. Avevo detto che era l'ultimo, ma ce n'è un altro ultimo, era fuggito, e sarebbe incompleta questa predicazione senza metterci la ciliegina sulla torta, per usare un termine nostro. Elia, per esempio, in Primo Re 18:21, voi state tranquilli, non siete stanchi? E noi siamo in piedi dalle 6, questa è la seconda predicazione, sono contento. Io mi sento ancora carico per fare altre predicazioni, se per caso qualcuno vuole, facciamo pure il supplemento. Allora sentite cosa dice Elia. Primo Re 18:21. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo. Voi vi ricordate la sfida? Il popolo disse a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore Dio, seguitelo; se invece lo è Bala, seguite lui. Il popolo non gli rispose nulla. Basta zoppicare un po' di qui o un po' di lì, un piede nel mondo e un piede in Cristo, un po' nella chiesa, un po' nel Terzo Santo, un po' di amoretti. E no, non stai seguendo una persona, stai seguendo il re, colui che ci dà la vita ogni giorno, il respiro che ti fa alzare al mattino, ti fa svolgere le tue cose, e tante volte non gli dici grazie neanche, lo dai tutto per scontato. Fino a quando Dio deve sopportare un popolo che fa come quelle fontane che il Signore dice nella sua parola? Una fontana non può gettare un po' acqua, ma è un po' acqua dolce, e no, stiamo attenti e prendiamo una decisione oggi. Cosa abbiamo iniziato con la prima lettura di Giosuè 24. Quanto a me e alla mia casa, voi volete seguire gli idoli? Gli idoli non sono fatti di gesso, di legno, di ferro. Ci sono idoli, sono persone. Può essere tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, idolatria, il lavoro, la tua casa, possono essere idoli. Distruggi nel nome del Signore questi impedimenti, allora Dio ti sceglierà come pietra di vittoria. Questo è il messaggio che Dio mi ha dato alla Chiesa oggi. Alleluia. Chiudiamo questi occhi, tutti in piedi per favore. Quanti vogliono, non vi faccio venire davanti oggi, ma ti chiedo almeno se vuoi mettere, è una prassi che io, non la prendete come una cosa insignificante, metti la tua mano sul capo, ma che sarà il Signore a mettere pure la sua sulla tua vita. E vogliamo intercedere solo due minuti. Signor Gesù, tu sai che questa parola mi ha scosso dentro. Siamo onorati che tu ci hai scelto in mezzo a milioni e milioni di persone, e tu vuoi che siamo alberi pieni di frutto per la tua gloria. Perdonaci a volte per la nostra indisposizione, la nostra pigrizia, la nostra disubbidienza. Tante volte abbiamo fatto come Giona, che tu ci hai detto una cosa e ne abbiamo fatto un'altra, siamo andati dall'altra parte. Ti chiedo perdono, abbi pietà e misericordia, Signore, di ognuno di noi. Facci ubbidienti, perché tu ci hai chiamato, perché Signore, come ai tempi di Ninive, oggi questo popolo qui della Lombardia e tutto il mondo ha bisogno di figli di Dio consacrati, preparati, che vanno a conquistare le nazioni e gli uomini a Cristo. Usaci per la tua gloria lì dove siamo, sul lavoro,
dovunque ci troviamo in mezzo ai parenti, dacci parola, che le nostre parole siano come fiamme di fuoco, come la spada che penetra nei cuori, nel nome di Gesù. Aiutaci ad essere un popolo unto con l'unzione dello Spirito Santo. Via la paura, distruggi ogni tema di paura, metti forza dentro di noi per poter annunciare l'Evangelo. Grazie che oggi ci hai dato in abbondanza in questo culto, Signore. Grazie della tua parola, grazie di ogni tuo figlio che ha partecipato. Ti benediciamo, sia la tua presenza sempre nella nostra vita ad accompagnarci, sia il tuo amore con noi e la tua benedizione ad accompagnare tutto il tuo popolo, ora e sempre. Popolo di